primo lunedì di Isola Pedonale il nostro tour è partito dal parcheggio di San Raineri, una delle strutture fisse gestite da ATM, che dall'8 di dicembre fino all'8 di gennaio vedrà il biglietto con il costo di 2,50 euro più le navette. Noi siamo stati mattinieri, non possiamo utilizzare la navetta perché partirà dalle 11 fino alle 13 e poi dalle 16 fino alle 24, la prenderemo al ritorno verso il parcheggio di San Raineri. Una piccola precisazione: per acquistare il biglietto di 2,50 euro tramite le app si va nella sezione abbonamenti e c'è una sezione dedicata. Abbiamo ascoltato anche chi utilizza quotidianamente la struttura, che ci ha evidenziato le problematiche e i vantaggi, e queste sono le sue parole. È sicuramente sottoutilizzato, sarà per la posizione, che è sempre in centro, però psicologicamente dover superare il cavalcavia, anche l'assenza probabilmente di illuminazione pubblica, che quindi scoraggia magari alcuni dall'utilizzo, soprattutto nel periodo pomeridiano, adesso in inverno che fa buio prima. Beh, è un peccato perché effettivamente è posto assolutamente in centro ed è comodissimo, forse dovrebbe essere incentivato magari con un abbattimento del costo rispetto agli altri parcheggi pubblici in zona.